Ciao, benvenuto su Non mi dire. Oggi ti mostro come una vecchissima email che veniva utilizzata da tante persone, Libero Mail, è possibile utilizzarla all'interno di Gmail. Diciamo che Libero Mail è stata l'email per eccellenza di tanti, tanti, tanti anni fa, un poco ai tempi in cui l'internet quasi girava ancora con il 56K inizio a DSL. Quindi è rimasta più o meno, diciamo, tecnologicamente avanzata, però ovviamente deve ottimizzare i suoi guadagni e quindi come caratteristiche rispetto a Gmail sono ovviamente ridimensionate. Ma avendo tantissimi utenti, per lo più italiani, si ritrovano con un'email che è molto dimensionata e ci sono, diciamo, un po' di accorgimenti da fare. Resta qui con me e ti mostro come si fa. Allora, per poter configurare all'interno di Gmail, Libero Mail, ovviamente apri il tuo Gmail, vai nelle impostazioni, visualizza tutte le impostazioni, account e importazione. Allora, questa parte qui è molto 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 simile a tanti altri, diciamo, configurazioni di altre mail, però io te lo mostro in maniera specifica per Libero Mail. Ah, per chi non lo sapesse, Libero Mail ha una visualizzazione del genere, come puoi vedere abbastanza complessa, tant'è vero che la posta ce l'ha qui. Io sono riuscito a prendere, questo è un indirizzo email che è davvero figo, non mi dire @blu.it. Spettacolo, spettacolo. Blu è un vecchissimo operatore di telefonia. Ricordo forse quando c'era Infostrada. Vabbè, sto proprio andando nello storico della tecnologia e niente, quindi ho aperto queste mail e io queste mail adesso la andrò a configurare all'interno di Gmail. Però magari facciamo pure un'altra cosa. Inviamo a quelle mail un'email di prova, così vediamo pure quello che accade. Ti faccio vedere quello che accade. Allora, non mi dire @blu.it. Bellissima, bellissima email davvero. Allora, prova, invio, invio messaggio. Ecco, mandato un'email dal nostro vecchio indirizzo, quello lì che abbiamo creato per i test. Allora, l'email è partita, a posto, quindi prima o poi arriverà. Allora, ritorniamo sul nostro profilo Gmail e andiamo, aggiungi un altro indirizzo email. Ok, si apre la sezione per la configurazione praticamente di un nuovo indirizzo email. Allora, l'indirizzo email adesso lo prendo anche da qui, così faccio ancora prima, che io voglio configurare, è questo. Così lascio questo, tanto è una prova, quindi non ci interessa. No. Ah, facciamo prima l'SMTP? Facciamo prima l'SMTP oppure no, 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 facciamo così. Partiamo da qua. Così lo facciamo completo. Ecco qua, inserisci l'email da aggiungere. Quindi devi cliccare qui dove dice controlla la posta di altri account. Aggiungi un account email. Ok, andiamo avanti. Ok, importa le email dal mio profilo account pop3. Allora qua
bisogna fare una puntualizzazione tra POP3 e IMAP. Lo dico perché se per caso qualcuno non sa, oppure se per caso non lo sai, questa differenza. Allora, il POP3 è quel particolare protocollo che ti permette di scaricare posta. Cioè tu, quando lo usi, il POP3, il protocollo scarica direttamente tutta la posta che si trova sull'indirizzo email senza lasciare una copia sul server. Quindi tu potrai controllare la posta solo da un unico dispositivo, che sia un computer, un tablet, non so, uno smartphone, da un solo dispositivo, meglio anche detto da un solo client di posta, ok? Sarebbe il software che gestisce, che scarica vostro, per farti capire. Nel caso di Gmail ti lascia questa possibilità, lascia una copia del messaggio scaricato sul server, che scarica posta ma ti lascia una copia sul server, ma molte volte questo non c'è questa possibilità. Quindi esiste un altro protocollo chiamato IMAP. Che cosa fa il protocollo IMAP? Non scarica posta, o quantomeno scarica posta, ma lascia sempre in deposito l'email server. Ok? Quindi se io ipoteticamente potevo utilizzare per poter utilizzare l'IMAP, io avrei, senza selezionare questo, avrei potuto collegare questo profilo al mio Gmail, a un altro Gmail, a un client di posta, che ne so, su un computer, un software gestione di posta sul computer, e via discorrendo, e scaricavo posta e tutti quanti scaricavano la stessa posta senza nessun tipo di problema. Questo fa l'IMAP. Il POP3 questo non lo fa, però come ti ho detto prima, Gmail ti offre questa possibilità, ok? Quindi di lasciare una copia sul server. Allora, fatto questo, conviene, io questo link te lo metto anche in descrizione, sarebbe il link di configurazione della posta di Libero Mail. Conviene sempre andarci a dare un'occhiata, in modo tale da non sbagliarsi quando si mettono i dati. Allora, qui ci viene chiesto, anzi facciamo così, ecco qui. Allora, qui ci viene chiesto di inserire il nome utente. Come puoi vedere qui, il nome utente è il dominio completo, cioè con tutto l'indirizzo email, quindi sarebbe questo qui. E io glielo vado a inserire su. La password ce l'ho segnata da quest'altra parte. E me la copio. Così. Il server POP, dove sta? Eccolo qui. E lui mi dice che deve essere innanzitutto scritto in questo modo. Allora, riprendiamo la schermata. Così. Poi deve avere la porta 995. Io ce la inserisco con l'SSL. Ecco qui, non ti vado a spiegare SSL cos'è. Importante che segui questi parametri, ok? E poi, fatto questo, faccio aggiungi account. Allora, questo non mi conviene salvare qui. Ok, in questo caso l'account di posta è stato aggiunto. Ora mi fa la domanda e mi dice: è possibile recuperare la posta di questo account? Desideri anche inviare i messaggi da questo account? Noi gli diciamo di sì e capitiamo, lasciamo tutto com'è e capitiamo poi nella sezione che stavo facendo prima. Lo vi faccio vedere, eccolo qui, l'SMTP, che prima ho saltato perché di qua è molto più comodo. Allora, per l'SMTP il server deve essere SMTP punto, questa volta glielo scrivo, tanto è più breve, punto libero.it, ok? Il nome utente è sempre quello dell'indirizzo email, che me lo copio di qua, ok?
La password è sempre quella lì di prima. La porta è 465 e mi dice che deve essere in SSL. Ecco qui. Ok? Quindi aggiungi account. Adesso sto verificando. Ecco qui. Mi ha detto che sono riuscito a individuare il server, hanno fatto tutto, tutti i collegamenti fatti. Ora ti faccio vedere una cosa. Ah, eccolo qua, guarda. Vedi, già è stato caricato qui e già è stato caricato qui. Vedi? Qui esce non verificato. Quindi quando tu fai la configurazione di un account, conviene che tu dia l'autorizzazione, ok? Dia l'autorizzazione a praticamente alla gestione dell'account. Ti faccio notare una cosa, che noi qui vediamo un po' se è arrivato qualcosa. Sì, eccola qua, vedi, posta arrivata. Ci dovrebbe essere qualcosa, ma ovviamente, come ti dicevo prima, ah, eccola qui. Vedi, conferma Gmail, invia messaggio come non mi dire blu. Quindi anche qui è arrivata, però io me la ritrovo anche da quest'altra parte. Guarda, vedi, prova invio. Questa è quella lì che mi sono trovato di là, che ho mandato l'email. Qua gli do l'ok, gli do la conferma. E adesso ti faccio vedere una cosa. Qua l'account è confermato. Qua tutto bene. Questa è la prova di invio che abbiamo fatto prima. Infatti ora ti faccio vedere. Vedi? Non mi dire che chiocciolablu.it. E adesso andiamo in libero. Facciamo un attimo un refresh in libero. Che porca miseria. Adesso vedi, infatti non è che funziona proprio in maniera ottimale, però adesso ti faccio vedere una cosa. Allora, account importazione, qui puoi vedere l'email che abbiamo registrato, qui puoi vedere l'email. Adesso ci facciamo fare lo scarico della posta. Ok, nessun messaggio scaricato. Andiamo da quest'altro lato. Dovrebbe scomparire quell'email. Però, eccola qua. E infatti, hai 0 nuove email. Vedi, come puoi vedere, praticamente non ci sono più le email. Perché le prendiamo praticamente qui. Ok, mo qualsiasi messaggio arriva, no? E noi lo leggeremo su Gmail. Ti faccio notare, tra le tante cose, come hai visto è un po' macchinoso l'utilizzo, però mi rendo conto che molte persone sono nate con Libero, che come puoi vedere anche lo spazio dell'email è molto ma molto ma molto ridotto, quindi questo significa che a lungo andare si riempie e diciamo uno è costretto o a ingrandire lo spazio o praticamente a scegliere di di cancellare tutte le mail, tutte le cose che non ci servono. Ok, adesso hai praticamente unito due mondi: il mondo di Libero di tantissimi anni fa, dove la tecnologia in Italia stava nascendo, e il mondo di Gmail, dove la tecnologia statunitense stava correndo. Adesso le due realtà sono unite, così tu non potrai più aver problemi nella gestione delle tue mail sul Libero, devi cambiare iscrizioni e quant'altro. Adesso potrai fare tutto quello che potevi fare già con Libero, inviare e ricevere mail, ma utilizzando la potenza di Gmail. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, lascia un commento nel caso in cui c'è qualcosa che non ti è chiaro, se ti posso aiutare in qualcosa, e condividi il video con chi ha
questo indirizzo di email di Libero e non sa come può recuperare le mail, come lo può gestire, come può, diciamo, liberarsi anche di avere delle mail in modo tale da avere ancora più spazio per poterle scaricare con Gmail. Insomma, condividi il video con chi vuoi e niente, abbiamo finito. Per questo video è tutto, ti ringrazio per essere arrivato fino alla fine, ciao e alla prossima!